In diretta. Perfetto. Buonasera a tutti, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Lodi Liberale per la nostra 121esima serata in cui il nostro percorso di, esatto, di, come dire, di diffusione delle idee liberali, a cui quest'anno abbiamo affiancato la tradizionale opera di diffusione e di presentazione di libri appena usciti, quindi legati all'attualità, abbiamo deciso di intraprendere un percorso attraverso i classici del pensiero liberale, perché siamo profondamente convinti che appunto da questi testi possano solo essere, nascere, come dire, degli spunti, delle riflessioni e delle idee che sono fondamentali anche per discutere, per affrontare il dibattito pubblico attuale. Pensiamo che dal pensiero liberale sia assolutamente fecondo, sia articolato, sia poco noto, molto spesso frainteso, troppe volte caricaturizzato, e quindi cercare invece di presentarlo nella sua essenza, accompagnandoci in questo percorso da studiosi del pensiero liberale, degli autori, non possa che essere utile a noi principalmente, ma anche a chi ci segue nelle nostre pagine Facebook, piuttosto che sul canale YouTube e direttamente su Zoom. Abbiamo iniziato deliberatamente da Bruno Leoni, La libertà e la legge, per passare a Tocqueville, La democrazia in America, Benjamin Constant, Conquista e usurpazione, Capitalismo e libertà di Milton Friedman, Ludwig von Mises, Socialismo, Minghetti, Partiti politici e la loro ingerenza nell'amministrazione e nella giustizia, Raymond Aron, L'oppio degli intellettuali, e poi da 2 settimane fa Straborghese, perché erano i 5 anni della scomparsa di Sergio Ricossa, un maestro per molti di noi. Io personalmente l'ho sempre ricordato, sono diventato liberale leggendo Martino e Ricossa sul giornale, quindi purtroppo è stato poco ricordato, ma quel libro è stato un capolavoro. E questa sera diciamo che andiamo indietro di 3 secoli sostanzialmente. La favola delle api è un testo che non vi era scontento, prima edizione del 1705, e per il caso della vita ho scoperto che un episodio personale, ma che mi ha fatto particolarmente piacere, un mio amico, una persona che insomma bene o male segue ma in maniera indiretta, non molto, non con costanza, mi ha mandato una citazione direttamente tratta dalla favola delle api, perché è uno dei suoi libri preferiti. E non essendo, come dire, una persona che segue questo Lodi Liberale in generale con costanza, eccetera, vuol dire che in qualche modo questo piccolo gioiello del pensiero filosofico probabilmente è rimasto sotto traccia e è diffuso anche oggi. Di cosa stiamo parlando? Di un autore assolutamente, come dire, scandaloso, e anzi, prima di arrivare all'autore scandaloso, presento gli ospiti, e quindi il ritorno di Paolo Luca Bernardini, professore di storia contemporanea all'Università degli Insubria, quindi corretto, quindi che saluto con piacere, perché insomma è già stato più volte da noi. Il ritorno di Raimondo Cubeddu, che ogni volta che devo presentarlo devo ricordare che la prima volta che l'ho chiamato per fare queste serate via Zoom mi ha chiaramente ricoperto di epiteti irripetibili, dicendomi: no, assolutamente no, non ti preoccupare, parliamo di qualunque cosa, ma io su Zoom queste cose non le faccio neanche lontanamente. Dopo 15 minuti di discussione siamo alla quarta volta che il professor Raimondo Cubeddu è con noi, e quindi lo ringraziamo. Sono professore di filosofia politica all'Università di Pisa e, oltre che, insomma, profondo conoscitore della storia delle idee, del pensiero liberale, un autore conosciuto che peraltro è in uscita con un libro, perché Florindo Rubettino in qualche modo mi ha anticipato che stai per uscire con un testo che prenotiamo anche lui per l'autunno. E poi Daniele Francesconi, che è il direttore Buonasera. del Festival della Filosofia, del Festival Filosofia di Modena, Carpi Sassuolo, che è per la prima volta con noi, e siamo particolarmente contenti perché è il curatore di un'edizione completa e arricchita della Favola delle Api, che è uscita da Liberi Libri nel 2004, il cui titolo è Sociabilità. E quindi ormai sono passati 17 anni, come poi ci dirà direttamente anche il curatore. Questa serata gli ha permesso un ritorno a Mandeville, che credo sia salutare per tutti. Mandeville è un autore articolato. Io ho un Rubettino
pubblicò tempo fa un libretto interessante, si chiama Una modesta difesa delle case di piacere, quindi anche questo che è molto, come dire, provocatorio, è interessante da leggere anche perché è un, come dire, è un autore appunto che sicuramente non era, poi mi verrò a spiegare perché, insomma, non era apprezzato in generale come mainstream, probabilmente non è l'emblema corretto, però insomma, per descriverlo, probabilmente la parte migliore è il saggio di Hayek. Che è il dottor Mandeville, Bernard Mandeville, negli Nuovi Studi di Filosofia, Politica, Economia e Storia delle Idee, quando dice, per descriverlo, egli era diventato uno spauracchio, un nome con il quale mettere paura alle persone rispettabili e devote, un autore che si poteva leggere in segreto tanto per godersi un paradosso, ma che tutti sapevano essere un mostro immorale dalle cui idee non bisognava farsi infettare. Ma quasi tutti lo lessero e pochi sfuggirono all'infezione. Quindi, insomma, un maestro come Hayek può descrivere così Mandeville, potete intuire che cosa volesse dire direttamente. Qual era la tesi principale? Anche qui riprendo le parole di Hayek perché credo che le sintetizzi perfettamente il testo e in generale, insomma, il pensiero di Mandeville. La sua tesi principale divenne semplicemente che nel complesso ordine della società i risultati delle azioni degli uomini erano molto differenti da quelli che essi avevano inteso raggiungere e che gli individui, nel perseguire i propri fini egoistici o altruistici, producevano risultati utili ad altri che essi non avevano previsto o forse neppure conosciuto. Egli sosteneva infine che l'intero ordinamento della società ed anche tutto ciò che chiamiamo cultura era il risultato di sforzi compiuti dai singoli che non tendevano a questo fine, ma che venivano incanalati per servire a questi fini da istituzioni, abitudini e regole che non erano mai state deliberatamente inventate, ma che si erano formate per il permanere di ciò che si era dimostrato valido. Quindi una sorta di precursore dell'ordine spontaneo, forse poi ci illumineranno i nostri autori, ma insomma che aveva cercato di provocare questo tipo di riflessione. Noi a Mandeville abbiamo dedicato peraltro l'anno scorso, perché c'erano i 350 anni della nascita, abbiamo dedicato la nostra tessera e poi farò vedere brevemente la citazione che abbiamo scelto. Volevo, prima di appunto, non rubare troppo tempo per l'introduzione, per vari motivi che non volevo fare particolarmente lunga come al solito, semplicemente leggervi la conclusione dell'alveare scontento, quindi del poemetto da cui è nato tutto, quindi la riflessione intorno a quest'opera. Smettete dunque di lamentarvi, solo i pazzi cercano di rendere onesto un grande alveare. Godere delle comodità del mondo, essere famosi in guerra e vivere anche negli agi, senza grandi vizi, è una vana utopia della nostra mente. Frode, lusso e orgoglio devono vivere finché ne riceviamo i benefici. La fame è una piaga orrenda, d'accordo, ma chi digerisce e prospera senza di essa? Non dobbiamo forse il vino alla magra, frusta e storta vite? Essa, finché i suoi germogli restano trascurati, soffoca le altre piante e non dà che legno, ma ci beneficia col suo nobile frutto, non appena legata e posata, e potata, chiedo scusa. Così il vizio risulta benefico quando è corretto e moderato dalla giustizia. Anzi, se un popolo vuole essere grande, il vizio è tanto necessario allo Stato quanto la fame per nutrirsi. La virtù da sola non può far vivere le nazioni nello splendore. Chi vuol far rinascere l'età dell'oro deve aspettarsi insieme all'onestà anche le ghiande. In un'epoca in cui onestà, come dire, è stata il grido anche di forze politiche in generale che probabilmente ne hanno fatto un mantra senza capire esattamente come potesse essere, credo che leggere e tornare a Mandeville non possa che far bene a tutti. Quindi, un testo di utile ritornare a questi classici. Quindi, se riesco, perché mi si sta bloccando lo schermo, volevo condividere la tessera. Se invece ci sono problemi, la faccio come presentazione dopo, che credo sia la cosa migliore perché purtroppo ho problemi con lo schermo. Quindi cedo volentieri, in rigoroso ordine alfabetico, la parola a Paolo Luca Bernardini, che ringrazio di essere tornato tra noi. Grazie Paolo, a te. Grazie Lorenzo, io spero che mi audiate in maniera forte e chiara.
È un grande piacere per me parlare di Mandeville questa sera in compagnia eccelsa del professor Cubettu e di Daniele Francesconi, che sono esperti molto più di me di Mandeville. Devo dire che io sono tornato a Mandeville di recente perché sto seguendo una tesi di dottorato di una giovane che si chiama Valentina Zolesio, che credo che sia presente qua, e che è dedicata a quello che io ho voluto chiamare entomologia politica. L'entomologia politica è qualcosa che non esiste come disciplina, ma possiamo benissimo ricostruirla, soprattutto nella prima età moderna. Ti ringrazio Lorenzo che mi hai trasformato in professore di... la Valentina vi saluta, che è la mia dottoranda, mi hai trasformato in uno storico contemporaneista. Io in realtà sono uno storico modernista, ma mi occupo anche molto di contemporaneo. Allora, qual è l'entomologia politica? Questo è l'aspetto non necessariamente liberale, ma poi del discorso liberale parlerà molto bene Francescone e Cubeddu, molto più di me degli aspetti teorici, ma esiste una lunga tradizione nel pensiero occidentale che in qualche modo connette la metafora animale, soprattutto la metafora entomologica, quindi le api, le formiche, le cicale, eccetera, a metafore di carattere politico. Cosa vuol dire? La società delle api o la società delle cicale o la società delle formiche, ma soprattutto la società delle api, è stata presa come modello di un verso o dell'altro. Poi se si legge la Fable of the Bees si scopre che le api non hanno questa grandissima presenza alla fine. Però è molto importante, credo soprattutto adesso, al di là del discorso politico, vedere come l'intellettuale si rapporta al mondo animale, vedendo nel mondo animale una proiezione di una società perfetta. Quindi è questa l'entomologia politica, che è un vecchio tema che ha appartenuto al mio maestro, che è il professor Cubeddu, ha conosciuto, il professor Rotta, che è mancato esattamente 20 anni fa, che ha insegnato a Pisa, e diceva sempre che bisognava studiare questo. Ora, se lo applichiamo al mondo inglese, l'entomologia politica è presente almeno dall'età Tudor. La regina Elisabetta è la Queen Bee, è l'ape regina. E alla fine poi la società inglese è vista come un alveare che deve funzionare o non deve funzionare. Ed è questa una tradizione a cui Mandeville, che ricordiamoci non è inglese, lui viene dalle Province Unite d'Olanda, una tradizione diversa, poi si trapianta in Inghilterra, ma viene dalle Province Unite d'Olanda, è una tradizione che conosceva molto bene. Anche perché anche nel discorso politico olandese, soprattutto il discorso politico che comincia con l'età di rivolta delle Province Unite contro il Sacro Romano Impero e porta poi nel 1648 all'indipendenza, torna molto spesso l'idea di società ben organizzata come la società dell'alveare. E quindi c'è una tradizione che è presente, ad esempio, in maniera forte nel discorso politico italiano. C'è un certo Bonifacio, Giovanni Bonifacio, che nel 1627 pubblica un testo che la mia dottoranda sta studiando ora, un'utopia che si chiama La Repubblica delle Api, dove si parla di una repubblica perfetta, come una sorta di alveare. In questo caso è repubblica, però si riferisce soprattutto all'impero spagnolo che era interlocutore. Giovanni Bonifacio è un veneto, che scrive tra l'altro un bellissimo libro sui gesti della storia, un grosso libro sul gesto molto moderno. Quindi c'è questo discorso dell'entomologia politica che gli studiosi stanno riprendendo. Pensiamo che l'ape era il simbolo dei Barberini e a Papa Barberini è dedicato il libro di Bonifacio, era uno dei simboli dell'Accademia dei Lincei che nasce nel 1603. C'è la lince, ma c'è anche l'ape. L'ape ritorna costantemente, e sia come modello individuale, l'ape come laboriosa, l'ape che trasforma il fiore un po' nel miele, quindi l'ape che crea, l'ape che ha un modello sia individuale sia di società che è perfetto. Quindi Mendeley chiaramente è un caposaldo di un'entomologia politica
che la mia allieva sta studiando, che poi aveva un enorme sviluppo nel Settecento. Abbiamo ad esempio delle opere sul solco di Leibniz, della insectoteologia, in cui la società degli insetti è vista come la società più perfetta. Questo è un certo Lesser, da non confondersi con Lessing, che parla di questa società delle api. Ora, il discorso naturalmente in Mandeville è diverso, non c'è una idea dell'alveare come un luogo tipico di virtù. Anzi, l'alveare ha proprio il discorso che il vizio, o meglio, il tentativo egoistico del privato porta poi a una felicità, al public benefit, a una felicità che deve toccare tutti. Quindi partendo da questo, quindi il primo aspetto che secondo me è importante, lo dico soprattutto poi al di là del contesto liberale, lo dico in un contesto generale di quello che adesso va molto di moda, che sono le environmental humanities, l'idea di collegare comunque il discorso letterario col discorso ambientalistico, che vengono naturalmente soprattutto da sinistra, ma non solo da sinistra, non solo dall'universo, diciamo, politically correct degli ambientalisti, c'è anche un ambientalismo, una environmental humanities di carattere liberale, in cui si vede un modello di società nella società animale che potrebbe essere un modello di società. Ma soprattutto si recupera il discorso della metafora animale, che è un discorso antichissimo. Pensiamo a Esopo, che è un autore conosciutissimo da Mandeville tramite La Fontaine, ma non solo, di costruzione di una realtà alternativa che può essere anche una società relativamente liberale nel mondo degli insetti, nel mondo della natura. Poi ricordiamoci che nella Fable of the Bees, al di là della prima edizione, che è solamente una poesia di qualche centinaio di versi, poi il discorso dell'animale torna, cioè il leone, ci sono diversi altri animali che sono presenti. Quindi diventa poi un'opera corposissima, uno sviluppo corposo. Quindi questo secondo me è il primo aspetto di modernità di Mandeville, andare a cercarlo, il discorso dell'ape nella società di natura, che può essere un modello negativo o positivo, può essere un modello collettivistico, come spesso è. Ricordiamoci poi l'entomologia politica arriva fino a Marx, arriva fino a Michelet, cioè l'idea di, e non è certamente la società di insetti che si vede in Marx, non è certamente la società di insetti relativamente liberi che c'è in Mandeville. Questo è il primo discorso che volevo fare nel recupero di un classico. Io sono molto contento che l'Odi Liberale dedichi serate anche senza, non c'è nessuna nuova edizione di Mandeville che io conosca sul mercato librario italiano, ce ne sono tantissime dopo lungo secolo di oblio. Perché poi io sono andato alla ricerca, ma forse Raimondo mi potrà aiutare, la prima traduzione italiana della Fable of the Bees, che non so veramente quale sia stata, perché per tutto il Settecento non c'è, ma neanche nell'Ottocento, io non ho trovato traduzioni ottocentesche, forse ci sono, però sembra che non ce ne sia, che sia molto tarda la scoperta in Italia di Mandeville. Però oh, no. Poi Raimondo interverrà su questo. Il secondo tema che vorrei portare all'attenzione di chi ci ascolta. Questo Mandeville diventa per una serie di motivi l'equivalente di Machiavelli. Diventa l'equivalente di Machiavelli, cioè il vizio privato che dà il public benefit diventa la frase odiata, stigmatizzata, ma costantemente ripetuta per tutto il secolo dei lumi, parallela al fine giustifica i mezzi di Machiavelli. Quindi c'è la demonizzazione di Mandeville, che ha un grande protagonista, perché Mandeville ha un grande nemico postumo, che è Rousseau. E leggendo i passi di Rousseau, il discorso delle arti e delle scienze, ad esempio, continuamente si viene attaccato Mandeville esattamente nel modo in cui veniva attaccato precedentemente, ma ancora nel tutto il Settecento, Machiavelli. Cioè il discorso del vizio individuale che non può esistere fondamentalmente nel secolo della virtù. Quindi quello che nobilita, che secondo me rende nobilita Mandeville vieppiù, è proprio il fatto che è un vero diavolo come Machiavelli. E si possono trovare, anche se non come l'anti Machiavelli di Federico II, ma
trattati proprio dedicati idealmente a essere anti-Mandeville. Non può esistere nessuna società che sia fondata sul vizio, meno che mai sul vizio individuale. Ecco. Quindi, questo è un altro grande aspetto. Quando si legge Rousseau, si legge anche la novella Louise, dove ci sono attacchi diretti e indiretti a Mandeville, no? Mandeville, ad esempio, l'idea di Mandeville, di questa società dell'alveare, Rousseau la vede nella città. La città è il luogo della corruzione, è il luogo dove trionfano le idee di Mandeville, del vizio, quindi il vizio è il luogo particolare, mentre la campagna, in questo caso il solitario villaggio di Clarins sul lago Lemano, è il luogo dove trionfa la virtù. E poi abbiamo una tradizione anti-mandevilliana che si protrae per tutto il Settecento. Tanto più il Settecento è il secolo della virtù, più o meno artificiale, più o meno ripresa dalla vecchia arete greca, quanto più Mandeville è stigmatizzato, se non continuamente odiato. I suoi libri sono considerati davvero, soprattutto The Fable of the Bees, ma non solo, anche la difesa delle case di piacere, dei public stews, che sono i bordelli, un vecchio modo per chiamare i bordelli, non sono gli stufati, ma sono i bordelli perché erano stewing in un certo senso. E è un testo che recentemente gli economisti politici hanno studiato, proprio perché molto più che non nella Fable of the Bees c'è questo discorso dell'economizzazione tra costi e benefici nella gestione delle public stews, che poi in realtà sono public, ma sono public come le public schools, sono anche gestite in realtà dai privati. Questo è un discorso. Quindi Mandeville è un grande provocatore, un'età di provocatori. Ora la sua quota di liberalismo, con tutto rispetto per Hayek, ce la mostreranno molto meglio il professor Cubeddo, il dottor Francesconi, più tardi in questa serata. Ma certamente quello che rende Mandeville nel Settecento così conosciuto è proprio l'odio che verso di lui ha Rousseau, è sistematico. Il fatto che il libro è tradotto in francese, ecco, non è mai tradotto in italiano, però è tradotto in francese e entra nella circolazione del pensiero dei lumi, non solo, ma se non ricordo male, perché poi purtroppo i miei incarichi di accademici non mi hanno permesso di prepararmi molto per questa serata, però se non ricordo male fu anche pubblicamente bruciato dal Boia nel 1740 la traduzione della favola delle api, quindi qualche cosa che è considerato assolutamente perverso, appunto come un Machiavelli del Settecento, anche se poi se noi andiamo a leggerlo nella versione più ampia, fino all'ultima che credo del 1728, quindi che cresce costantemente, in realtà ha tantissime rapporti non tanto con la tradizione anglosassona di pensiero, quanto con quella francese, con la tradizione delle massime, la tradizione del moralismo, la tradizione di La Fontaine per le favole, di La Rochefoucauld per le massime, quindi c'è un'idea di anche il private vice, public benefit, alla fine è una massima, queste massime paradossali. Ecco, poi c'è anche il gusto del paradosso. Per cui tante volte ci si può chiedere, ma Mandeville credeva veramente in quello che diceva o era un paradosso, era una provocazione? No? O come spesso succede con l'utopia, disegnava qualche cosa, ma non ci credeva, lo diceva per colpire qualcuno. Questo è anche un discorso molto importante. Come importante sarebbe collocare Mandeville nel contesto del pensiero inglese all'inizio del Settecento. Ricordiamoci che lui è un contemporaneo dei deisti, è un contemporaneo di Toland, è un contemporaneo di Collins, quindi quanto di Collins è presente, quanto di Toland è presente. A me sembra, ma ripeto, lo dico da studioso superficiale di Mandeville, che lui sia addirittura al di là di Toland del deismo, addirittura nell'ambito epicureo, ossia una sorta di epicureismo che poi in effetti si trasmette a suoi adepti, mentre Rousseau lo odiava, Rousseau che difende la virtù, che in qualche modo
difende l'idea di cittadinanza attiva, di virtù del cittadino intesa non tanto come virtù morale, ma come virtù patriottica. E quindi sappiamo poi i disastri che ha fatto il pensiero di Rousseau fino adesso, visto che si nomina così spesso Rousseau, e così non abbiamo nella politica italiana una piattaforma Mandeville, non abbiamo la piattaforma Rousseau, purtroppo, no? Purtroppo ci sono queste sciagure. Credo che la piattaforma Mandeville sarebbe una sorta di ossimoro, scusa l'intuizione. Sì, sarebbe un ossimoro perché la società atomistica è proprio atomistica, quindi se ognuno persegue il proprio vizio, alla fine c'è un'idea di possibile beneficio. Certamente poi Mandeville venne interpretato in varie maniere, venne utilizzato nel Settecento nelle polemiche sul lusso, perché comunque Mandeville è un difensore del genere di lusso, ma sicuramente la cosa migliore forse è collocarlo in questa grande fermento di pensiero dei primi anni, degli ultimi anni degli Stuart e i primi anni degli Hannover, in cui la libertà di pensiero trionfa in Inghilterra con la grande scuola del deismo, quando ormai Locke è morto, ma il pensiero va verso direzioni che sono addirittura ateistiche. Quindi c'è anche il discorso sul possibile ateismo di Mandeville, che può essere una provocazione, ma se è un epicureo, naturalmente è ateo. Tant'è vero che poi Mandeville sarà preso da pensatori vicini a una coterie atea, o comunque certamente lontani da ogni possibile ortodossia religiosa, come il Vezius. Dell'esprit di Vezius, ad esempio, è un'altra testimonianza della recezione di Mandeville. E nel grande Settecento italiano io credo che sarebbe da vedere, perché il fatto che non sia stato tradotto non vuol dire che non circolasse. Io non conosco la tradizione settecentesca di Mandeville, ma può darsi che ci sia. Io questi sono gli elementi in Italia. Ovviamente la tradizione è molto forte, in Francia più forte ancora che non in Inghilterra. Ma poi comunque sarà citato anche dai Founding Fathers, avrà una tradizione, poi è comunque no. La Fable of the Bees è nota e rimane un po' fuori dal circuito italiano, per quello che mi sembra di conoscere dell'Auf Klärung, mi sembra anche abbastanza fuori dal circuito tedesco. Ma nel circuito francese circola ampiamente, c'è ampiamente la presenza, ci sono varie edizioni della traduzione francese. Quindi questi sono alcuni elementi che volevo dare. Entomologia politica da una parte, quindi vederlo nel contesto più ampio dell'uso della metafora animale nel discorso politico, poi il discorso della sua inimicizia con Rousseau, che lo rende famoso, quindi i Machiavelli del Settecento, e poi questo discorso alla fine di radicamento di una cultura sovversiva che era quella inglese della sua epoca, insomma dei primi decenni del Settecento. Quindi sarebbe interessante vedere nei rapporti con i deisti, col grande cerchio di deisti, anche se lui, se come epicureo, probabilmente non aveva simpatia per il deismo, o non aveva simpatia, anche se probabilmente lo conosceva per Spinoza, la tradizione di Spinoza. Questo, secondo me, sarebbe comunque da indagare. Sugli aspetti tecnici della sua appartenenza o meno a una scuola liberale, ricordiamoci che scrive pochi decenni dopo il secondo trattato di John Locke, che per noi della scuola liberale è uno dei punti di partenza del nostro pensiero, ma io non ho rinvenuto grosse tracce nelle mie letture di Mandeville e di John Locke, però potrei sbagliare, potrebbe esserci una traccia sotterranea, quindi non vedo al fondamento un fondamento locchiano in questa grande provocazione che è la Fable of the Bees. A questo punto, Lorenzo, io ho parlato 20 minuti, spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver gettato qualche seme, sia diciamo didattico, perché abbiamo anche studenti che ci seguono, e tra cui la Valentina, la mia dottoranda, che ringrazio di essere presente, anche perché l'ho detto che doveva essere presente, visto che si parlava di entomologia politica, c'erano grandi esperti a parlare di Mandeville, non poteva non essere presente. Ringrazio per il tempo che mi avete concesso e rimango a ascoltare.
Siccome credo che sia collegata come vale, se poi vuole intervenire, noi abbiamo la sana abitudine di dare anche la parola a chi, come dire, decide di prendere la parola. Allora, basta alzare la mano e senza problemi. Volevo, finalmente, perché ho avuto qualche problema tecnico, intanto cercare di condividere, credo che la possiate vedere in sovraimpressione, come si dice. Appunto l'anno scorso erano i 350 anni della nascita di Mandeville e quindi abbiamo deciso di dedicargli la tessera che noi ogni anno dedichiamo a un autore liberale. Insomma, l'orgoglio e la vanità hanno costruito più ospedali di tutte le virtù messe insieme. Non è della favola delle api, ma credo che fosse una citazione, come dire, mandevilliana sicuramente e assolutamente comprensibile. Dopo un'introduzione come quella di Paolo Luca Bernardini, che ci ha detto che il professor Raimondo Cubeddu potrebbe descrivere Mandeville molto meglio di Hayek, siamo tutti curiosi di ascoltare il professor Raimondo Cubeddu. Ecco. Penso che... Raimondo, ti sei mutato. Ah. Ok, adesso che... Ecco qua. Allora, penso che dopo quello che ha detto il quadro, tutto tondo, fatto da Paolo Luca, penso che ci sia veramente poco da aggiungere. Alcune cose. Mandeville è stato un pensatore, come ha detto Bernardini, che ha avuto un'influenza enorme. Non riconosciuta, ma un'influenza enorme. Il suo motto, vizi privati e benefici pubblici, è qualcosa che è più conosciuto del suo autore. Anche se molto spesso, e questo l'ho sentito anche da non molto da un collega, veniva trasformato in vizi privati e pubblici e pubbliche virtù, che se non sbaglio credo che sia anche il titolo di una terribile copertina di una traduzione italiana, credo quello della Burr, non so chi l'abbia, non mi ricordo chi l'abbia fatto. Comunque, questo per dire che cosa? Dei fraintendimenti che si sono a proposito di Mandeville. E Mandeville è invece importante per varie cose. È importante perché sostanzialmente, per quanto riguarda la tradizione individualistica, Hayek ne fa il punto di partenza di quella tradizione individualistica che, congiungendosi, secondo Hayek, ma non in realtà, con la tradizione austriaca, ha sostanzialmente rivitalizzato il pensiero liberale del Novecento. Il saggio di Hayek è esemplare, e che tu hai citato, Lorenzo, è esemplare da questo punto di vista, è un saggio giustamente famoso, è un saggio di 60 anni, sì, 60 anni fa sostanzialmente, dopodiché sono venute fuori tante cose su Mandeville, tanti studi su Mandeville, anche in italiano abbiamo degli ottimi studi su Mandeville, oltre a Francesconi, che ha curato in anni, quando dicevo eravamo tutti giovani, questa bella antologia, forse la cosa migliore, antologia Sociabilità, edita da Liberi Libri, ma ci sono anche altre cose, Braschi, non mi ricordo adesso come si chiama, e poi adesso quell'altro, non mi ricordo, quell'altro di Milano, come si chiama Francesconi? Mauro Simonazzi, forse intendi. Simonazzi, che ha dedicato un paio di libri a Mandeville, che sono dei libri illuminati. D'altra parte noi abbiamo anche una certa tradizione di studi su Mandeville. Però non era tanto questo che volevo dire. Perché è importante Mandeville? Ma è importante per tante cose, anche se nella storia della filosofia e anche nella storia della filosofia politica può sembrare un personaggio minore, in realtà è un personaggio centrale, è un punto di svolta fondamentale. Perché? È perché è un personaggio che, con la sua ironia, ci dice sostanzialmente che i sistemi morali cambiano
E in certe circostanze, come stava avvenendo in Inghilterra in quel periodo, quando lui scrive, naturalmente è stato ricordato da Bernardini che la genesi della quella che viene chiamata la favola delle api è piuttosto lunga, inizia nel 705 e finisce, mi sembra, nel 24-27, con una serie di aggiunte in cui Mandeville cerca di precisare quella che è la sua posizione così e come espressa nel poemetto. Alcuni dicono che sostanzialmente quelle note siano dei tentativi di eludere quella che era una morsa della censura che lui sentiva alitargli alle spalle e di cui aveva naturalmente un po' di timore, se non di paura, perché i tempi erano quelli che erano. Ma perché tutto questo fa scandalo? Tutto questo fa scandalo sostanzialmente perché Mandeville ha il coraggio di dire che ci sono dei sistemi sociali e dei sistemi morali che poi si infrangono rispetto a quelle che sono le novità che emergono da un sistema economico che sta ripetutamente cambiando. E Mandeville non lo dice una volta sola, lo dice più volte, che c'è una moralità nella società commerciale che si sta affermando. La società commerciale non è ancora la società industriale, stiamo bene attenti, questo sarà un processo ancora più complicato, che mette in discussione tutti gli assunti di quella che era la moralità precedente. E questo si ricongiunge a un altro tema, che è un tema toccato da Bernardini, è dell'epicureismo di Mandeville, dell'epicureismo di Mandeville, che è rintracciabile. Hundert ha mostrato alcune cose, ma c'è molto di più di quello che ha messo in luce questo Hundert, che è uno studioso inglese che ha fatto un bel libro su Mandeville, e poi anche recentemente ci sono state anche delle altre cose. Però Mandeville che cos'è? È l'espressione di una cultura filosofica epicurea che pervade, che esplode nel 600 e nel 700 e che esplode soprattutto forse in Inghilterra e in Francia e che si diffonde dappertutto. E i cui capisaldi cosa sono? Beh, intanto una critica, la ripresa in altre forme di quella che era la critica della religione che era iniziata con Spinoza. E poi dal nostro punto di vista, forse la cosa più importante era il portare a compimento quello che aveva iniziato Spinoza in termini ovviamente scandalosi anche, ma se Spinoza aveva ventilato un po' la possibilità di una società atea, no? Ma che era ristretta però a una società di filosofi. E Bayle aveva mostrato che in realtà aveva mostrato, cercato di mostrare via di seguito, come in realtà anche nel passato c'è tutto un legame, erano tutti in Olanda, ovviamente, che era nel passato erano esistite delle società atee via di seguito. Mandeville invece ti dà una raffigurazione di questo. È la società, è una società atea, è una società con molte luci e molte ombre, forse più ombre di luci, che è possibile solo in relazione all'evento che lui stava constatando, che era la realizzazione di una società commerciale. Quando noi pensiamo alla dinamica della favola delle api, queste api sostanzialmente, mosse dall'invidia reciproca, chiedono a Giove di farle diventare virtuose. Attenzione, Giove è il tipico dio epicureo, sta in alto, no? È infastidito da questo vociare, per levarsene di torno decide di accontentarle, però l'effetto di questo accontentarle noi lo sappiamo. Questo alveare ricco e potente decade in maniera irreversibile e l'alveare finisce per rifugiarsi di nuovo in un tronco di una foresta abbandonata. Le ghiande
chi vuole, chi sogna i bei tempi antichi deve essere pronto tanto per la virtù quanto per le ghiande. Quello che le api non volevano. Volevano, si rivolgevano a Giove per farle diventare virtuose mantenendole però ricche. Questo non è possibile, non è possibile secondo quegli standard morali di allora che Mandeville mette lucidamente, con molta ironia, anche molto sarcasmo, mette in luce. Però attenzione, questo cosa significa? Significa che si avvera il miracolo platonico che tutti diventiamo saggi e virtuosi e abbiamo la decadenza. Questa è la cosa fondamentale. Il morale cristiana non basta più come collante della società, perché proprio si è mostrato quello che la virtù non solo non può rendere gli uomini migliori, ma che qualsiasi azione, quale che siano i suoi criteri, le motivazioni che l'hanno ispirata, ha delle conseguenze inintenzionali e che noi non siamo, che noi, che gli attori non sanno prevedere e di cui talvolta anche noi che le studiamo tardiamo ad accorgerci. E questo è qualcosa di fondamentale. La divinità, la religione non basta, la religione non basta, e addirittura se si avvera il miracolo platonico i risultati sono molto peggiori di quelli attesi. Nessun comportamento che si ispira, un comportamento religioso non riesce, secondo Mandeville, a ridurre in maniera significativa quelle che sono le conseguenze intenzionali dell'azione umana. Poi ci sarebbero tantissime altre cose da dire a questo riguardo, però teniamo ben presente un qualcosa che è proprio nella sua ultima opera, quella sulla utilità del cristianesimo in guerra, dove esplicitando per certi versi il suo epicureismo, che si tratti di un epicureismo puro, ovviamente non ne parliamo neanche, non lo diciamo neanche, è un epicureismo che è molto filtrato da Gassendi, ad esempio, e ci sono anche altre componenti della tradizione inglese, ma soprattutto anche della tradizione olandese. Quello che Mandeville mette in luce lì che cos'è? È sostanzialmente l'impianto riassume l'impianto della fa. Ogni individuo cerca costantemente e, se volete, disperatamente di migliorare la propria condizione, e questo è l'assunto naturale della condizione umana, che è un qualcosa tipicamente epicureo. Ma nel far questo, dice Mandeville in una pagina che secondo che io cito moltissimo, ma nel far questo cosa fa? Si organizza e fa delle leggi e si accorda con altre persone e poi le perfeziona, e poi ci sono le cose esterne che costringono a cambiarle e quindi a aggiustarle, e quindi questo e quindi quest'altro, talché, e dice Mandeville, il peso di tutte queste cose che sarebbero dovute servire per ridurre le conseguenze indesiderate delle nostre azioni e diventa così forte, così oppressivo, che forse è meglio non averlo. Che gli sforzi che facciamo per conoscerlo e prevederlo sono ai danni, sono superiori come costo sociale ai danni che potrebbero farla, che potrebbe avere se non ci fosse proprio nulla. E questa è una cosa che è di una attualità spaventosa. Quindi anche la cosa naturale di cercare di migliorare la propria condizione non è priva di conseguenze inintenzionali e di conseguenze indesiderate. Ora, il tempo stringe, ora noi dobbiamo vedere questo in che direzione, che influenza questo ha avuto nella storia del liberalismo. Bene, nella storia del liberalismo questo ha avuto una influenza diretta molto relativa. A parte Hume, noi sappiamo che Adam Smith era apparentemente un grande avversario di Mandeville, e così poi tanti altri. Che fine hanno fatto queste idee?
Beh, queste idee sono rimaste dal punto di vista liberale per certi versi emarginate, sconosciute, finché Hayek non ha ricostruito, ha cercato di ricostruire in maniera sistematica ma che si prolunga nel tempo, e questa dimensione della tradizione del vero individualismo che congiunge la tradizione anglosassone o la tradizione inglese o britannica, forse è meglio definirla britannica, alla scuola austriaca. Hayek si rende conto che il liberalismo di Adam Smith, di Mill e via di seguito è finito. E quindi fa una grandiosa operazione culturale in cui cerca di collegare questa parte, di dare degli antecedenti, di ricostruire una genealogia nobiliare a quella che è la tradizione austriaca, che è la parte più viva del liberalismo del Novecento, che secondo lui, che però a un certo punto non era conosciuta. E nel far questo cosa fa? E istituisce un ponte che sostanzialmente è fatto nella dimensione di Hayek, da Mandeville a Menger. Da Mandeville a Menger, passando attraverso Adam Smith e attraverso Hume. Ora, il punto debole è proprio questo aspetto. Hume sì, bene, ma Smith no. Cosa c'entra Smith a questo punto? Hayek però non può fare a meno di Smith. Come puoi pensare di parlare di liberalismo espellendo Adam Smith? Però Adam Smith era stato già espulso nel punto di finale in cui questa meteora e questo ponte si svolge, che era Menger. Menger è un critico di Adam Smith, fondamentalmente un critico di Adam Smith, e sostanzialmente non cita mai Mandeville, lo cita una volta sola. Quindi Hayek sostanzialmente cosa voglio dire? Voglio dire che Mandeville ritorna di popolarità anche in seguito al libro all'articolo di Hayek, attraverso sostanzialmente una costruzione artificiale e filologicamente insostenibile da parte di Hayek, che lo collega a questa tradizione nella quale la tradizione della scuola austriaca, nella quale sostanzialmente nessuno si era occupato in maniera ampia, in maniera approfondita di Mandeville. Era conosciuto? Non era conosciuto da... Certamente Menger ne possedeva le opere, però nulla a leggerle fa pensare che ci fosse un riflesso. Ma questa è un'altra cosa che non dice nulla. Però Mandeville ha avuto questa grandissima influenza, attenzione nei suoi confronti nell'ambito della tradizione liberale, è qualcosa che si lega soprattutto a quello che aveva detto Hayek. Voglio dare però, per concludere, una risposta alla domanda che mi ha fatto Bernardini. E quando è che viene scoperto Mandeville in Italia? Beh, pochi decenni dopo l'apparizione delle sue opere. E nell'ambiente napoletano, galliani, genovesi e via di seguito, si vede benissimo che Mandeville è conosciuto. Genovesi lo cita più volte nelle sue lezioni di economia civile, tanto per fermarci a qualcosa. E anche Galliani nel Della Moneta, senza citarlo, però ci sono dei punti in cui si capisce chiaramente che sta parlando di Mandeville, o che ha Mandeville in testa. Perché c'è un punto in cui sembra di leggere Mandeville, che è la provvidenza che trasforma i vizi privati in virtù pubbliche. Ci sono tante... aveva in mente questa cosa, che poi sappiamo da altri studi, da quello secondo me fondamentale
Ferrone, di Vincenzo Ferrone degli anni Ottanta, le cose più moderne e quasi contemporanee. Un olandese con un nome che per me è impronunciabile, ha scritto anche un libro pubblicato da poco. Adesso ve lo prendo, ve lo faccio vedere: Commercio, passioni e mercato. Napoli nell'Europa del Settecento. Stapelbroek si chiama, ne ha fatto una versione italiana. Lì a un certo punto si vede chiaramente che nel Settecento italiano c'era stata questa grande diffusione e discussione sulle idee di Mandel. Concludo, è un grandissimo personaggio, e di quel non è un filosofo politico, perché noi pensiamo al filosofo politico come un filosofo politico sistematico, no? In cui invece Mandeville è per certi versi paragonabile a Machiavelli, anzi io lo paragonerei proprio a Machiavelli, quello che ha una grande idea sulla politica e sull'azione umana che ti sconvolge tutto il quadro. Ecco, è rivoluzionario perché ti costringe a vedere le cose in una maniera completamente diversa. E poi ci sarebbero tante altre cose: Mandeville, la tradizione inglese, la tradizione, l'ateismo di Mandeville. Però il tempo che abbiamo a disposizione è quello che è, e chiudo con questo. Grazie a tutti, va bene, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Ecco, so che il nostro moderatore Lorenzo Maggi ha problemi di connessione, quindi ci ha pregato di proseguire in autogestione finché non si ricollega, per cui dopo l'intervento del professor Cubeddu posso aggiungere qualche considerazione io. È già stato detto molto, è già stato detto tutto, quindi ho veramente poco da aggiungere. Vorrei provare a proseguire la riflessione magari con un occhio un poco più ravvicinato anche ai linguaggi politici del primo Settecento inglese, che sono, diciamo, gli interlocutori dell'opera di Mandeville, il quale era un pensatore reattivo, no? È già stato detto, scandaloso, ironico, provocatorio. Per molti versi Mandeville è un pensatore molto reattivo, ossia aveva sempre in mente un avversario quando operava le sue scelte. Questo si vede nelle sue idee e si vede anche nella scelta dei generi espositivi e letterari che ha compiuto, che sono sempre usati in modo sovversivo, parodistico. Adesso provo brevemente, se mi riesce, a dirvi in che senso, secondo me, proprio tornando anche sulla questione di questa lunga gestazione della favola delle api, no? Che è un'opera molto stratificata, è già stato detto. Nasce nel 1705 come quel poemetto, L'alveare scontento. La storia è stata già ricostruita, appunto, queste continue lamentele perché nell'alveare sono così diffusi vizi, invidia, avidità, prodigabilità, furbizia, disonestà, e c'è questa richiesta a Giove di appunto disporre il ritorno della virtù. Allora, che cos'è questa operazione? Qui si vede proprio qual è il riferimento polemico di Mandeville, perché questa operazione di ricostituire le condizioni originarie di virtù in una comunità politica è un classico della tradizione repubblicana, e in particolare è un classico del pensiero politico di Machiavelli, no? Quello che si chiamava riduzione ai principi, se non vado errato è il primo capo del terzo libro dei discorsi di Machiavelli, di cui lui porta anche tanti esempi storici. Appunto, l'idea che quando una comunità politica è corrotta dalla disonestà, dalle fazioni, dal appunto prevalere dell'interesse privato su quello pubblico, si possa ritornare all'origine. I repubblicani immaginavano che questa fosse un'operazione
con un saldo positivo. Mendeville, nel avviare scontento, come diceva anche Cubeddu, mostra appunto in modo parodistico, se si vuole, sovversivo, profondamente polemico nei confronti di un preciso linguaggio politico molto diffuso nell'Inghilterra del primo Settecento, che questo è impossibile, non si può avere una riduzione ai principi di una repubblica, di una comunità politica. Per far quello si deve rinunciare tanto ai vizi quanto alla ricchezza, non c'è alternativa. Nell'Inghilterra in cui scrive Mendeville sono molto attive delle società, le cosiddette Society for the Reformation of Manners, che è un movimento nato all'interno della Chiesa d'Inghilterra, quindi non è puritano, è diciamo legato agli ideali High Church, che con una serie di interventi anche sociali, scuole educative, si prefiggono proprio di riportare l'idea della virtù privata al cuore dell'azione collettiva. L'alveare scontento è una forte polemica anche nei confronti di questo genere di progetto politico. È, diciamo così, è pieno delle parole chiave che si trovano nella trattatistica per la riforma dei costumi e usa queste parole chiave rovesciandole. E questa è un poco la caratteristica continua del lavoro di Mendeville. Nel 1714 è la prima vera edizione di un'opera che vada sotto il titolo Fable of the Bees, Favola delle Api, che consiste del poemetto e di una serie di osservazioni, che Mendeville chiama Remarks, dove c'è già quasi tutto, salvo una cosa che proverò a dire dopo. Ma in termini di teoria morale, di antropologia politica, c'è già quasi tutto. Sono osservazioni scritte, diciamo, in stile baileano, d'altronde il dizionario storico critico di Bayle è fatto proprio così, è un accumulo stratificato, continuo, di osservazioni saggistiche, non sistematiche, che però contengono tutta una serie di elementi, di contenuti, diciamo, di filosofia morale. 10 anni dopo, Mendeville sente l'esigenza di aggiungere testi a questa sua opera e dà alle stampe un'altra edizione della Favola delle Api che ha due saggi in più. Il primo si chiama Saggio sulla carità e le scuole di carità. Qui l'attacco alla, diciamo, ideologia politico-religiosa anglicana è frontale, perché lui attacca appunto queste istituzioni, scuole di carità, che sono scuole per i poveri, sono collegate, diciamo, a tutti i meccanismi delle poor laws e sono fondamentalmente un tentativo di dare corpo all'idea che la carità è una virtù sulla quale si può reggere una comunità politica prospera. Mendeville, appunto, mostra come se c'è carità non c'è ricchezza. Fra l'altro questa è esattamente il testo, il singolo testo che gli procurerà anche una denuncia, un processo, la censura del testo, è forse il testo, diciamo, di questa complessa in palinsesto della Favola delle Api che più specificamente ha creato la fama, appunto, anche demoniaca del Mendeville. E oltre a questo saggio, nel 24 lui aggiunge un altro scritto molto interessante. Sarebbe interessante proprio smontare il titolo per vedere come siano parole chiave di una certa cultura politica e di una certa cultura filosofica evoluzionistica, si potrebbe dire, che si chiama Ricerca sulla natura della società. È molto interessante questa caratteristica natura della società, perché la dimensione naturalistica del ragionamento di Mendeville attorno ai fenomeni sociali è esattamente forse il suo contributo principale, che certamente ha a che fare con la sua forte connotazione epicurea. Come è già stato ricordato, Mendeville è un epicureo da tanti punti di vista, le sue teorie sull'origine del linguaggio, la sua teoria dello stato di natura, la sua teoria appunto della naturale propensione degli individui a perseguire il proprio interesse privato, sono tutte riconducibili
certamente a Epicuro, a Lucrezio in particolare, e gli autori attraverso cui lui si impadronisce di questo arsenale di concetti sono, come è già stato detto, soprattutto autori francesi, certamente Bayle, Gassendi, molto direttamente proprio alla lettera Saint-Evremond, che è una delle sue letture più attente, ma anche certamente lo stesso Bayle e Pierre Nicole, da cui Mendeville trae un concetto importante che, se riesco, poi vorrei ricordare. Non ha finito, perché nel 1728 dà alle stampe l'ultima versione della favola, parte seconda. Sono dialoghi che è uno dei generi ovviamente più canonici della trattatistica filosofico-morale, non solo in assoluto, ma anche del discorso filosofico inglese di tardo 600 e inizio 700. Sono dialoghi tra Cleomene e Orazio. Mi piace sottolineare il nome del secondo interlocutore, Orazio, è evidente, come dire, che incarna le virtù stoiche, perché qui si nota perfettamente qual è il grande avversario di Mendeville, in senso veramente assoluto. La sua intera teoria politica è pensata come una risposta polemica al pensiero politico e morale di Shaftesbury, il terzo conte di Shaftesbury, che è una figura importante, abbastanza dimenticata oggi, tanto quanto, più di Mendeville addirittura, per dire quanto, insomma, ma che era una figura cardine del discorso pubblico e della cultura pubblica inglese del primo Settecento, non solo per la sua collocazione nell'establishment, ma perché appunto una cinghia di trasmissione tra il platonismo di Cambridge, il pensiero politico di Locke e l'avvento del regime Whig, dalla successione hanoveriana in avanti. Che cosa è Shaftesbury? Shaftesbury è l'alfiere di un'idea ciceroniana, stoica, neostoica, della connessione stretta tra virtù e politica, tra virtù privata e virtù civile, tra benevolenza e sociabilità, tra appunto interesse privato e interesse pubblico. Nei suoi lavori Shaftesbury propone questa visione della società, dell'individuo, dell'Inghilterra, della modernità, che è una visione appunto fondata sull'idea che educazione, civilizzazione, ingentilimento dei costumi, virtù e appunto, diciamo, progresso della società sono un continuum. Mendeville smonta proprio nel senso che rovescia, e lo rovescia parodisticamente attraverso lo stesso genere espositivo di Shaftesbury, questo modello. È questo che fa Mendeville, mostrare che non puoi avere virtù, appunto, non puoi avere civiltà e ricchezza, non puoi avere interesse privato e interesse pubblico, perché c'è una discontinuità, appunto, c'è una dimensione non intenzionale che soggiace a questo processo. Insomma, non puoi immaginare di porre sullo stesso piano le virtù private e le virtù civili, perché questo è ipocrita, fondamentalmente. Il punto fondamentale della esposizione mendevilliana è smascherare l'ipocrisia di chi ci chiede, di chi pensa di poter proporre contemporaneamente, per usare le parole con cui si chiude l'alveare scontento, l'onestà e le ghiande. E lo fa appunto rivolgendosi a discorsi politici estremamente consolidati estremamente influenti in quel contesto, perché accanto alla polemica contro Shaftesbury c'è la polemica contro tutta quella trattatistica, soprattutto di periodici, nei quali si va consolidando l'idea della sociabilità commerciale. Penso ad autori, anche questi assolutamente dimenticati o in larga misura dimenticati,
come Joseph Addison, Richard Steele e una serie di loro periodici, il Tate, lo Spectator, che sono però estremamente influenti nella costruzione della coscienza politica inglese e più in generale britannica del primo Settecento, ancora più di quanto era riuscito a fare Shaftesbury, che è un autore aristocratico. I discorsi, i dialoghi di Shaftesbury, anche proprio come ambientazione, sono dialoghi tra normalmente tra gentiluomini appartenenti all'aristocrazia che nel ritiro delle loro dimore di campagna dissertano su grandi questioni di filosofia morale. I periodici di Addison, Steele, anche Swift, sono invece periodici popolati dalle figure nuove della società inglese del primo Settecento, artigiani, commercianti, giornalisti, tipografi, cioè è il quarto stato, diciamo così, nel senso inglese del termine. Non sono né la monarchia, né i lord, né i comuni, è la borghesia, il ceto commerciale che si fa avanti. Ma l'idea di Addison e Steele, che verrà poi recuperata anche in parte dall'illuminismo scozzese, come anche l'idea di Defoe, per esempio, è che questa sociabilità commerciale è perfettamente conciliabile con la virtù. Defoe scrive un'opera, The Complete English Tradesman, in cui cerca di mostrare che il commerciante si deve fare vanto della sua virtù. Ecco, Mandeville rovescia anche questo. Per Mandeville, appunto, che in questo è naturalmente principalmente un provocatore, la questione non è mai che si possa immaginare coerenza e coabitazione tra commercio e virtù, altra grande questione posta dai repubblicani. In questo Mandeville, diciamo, segue l'impostazione repubblicana: il commercio non può mai fondarsi sulla virtù, ma lo fa per ragioni opposte, non per segnalare che il processo di genesi della società commerciale è un processo di corruzione dei costumi, bensì per mostrare che il processo di progresso della società commerciale distribuisce benefici ben superiori a quelli che potrebbero essere ottenuti attraverso appunto il comportamento virtuoso. Quindi Mandeville è un sovversivo, noi potremmo dire, ma nel senso proprio del termine, che rovescia le argomentazioni dei suoi avversari. E in questo appunto, nel contesto del discorso del primo Settecento, ha un'antropologia che potremmo chiamare pessimistica, negativa, che lo accomuna più a Swift o a Berkeley che appunto a Addison o a Shaftesbury, e che però è l'antropologia politica della modernità, con una aggiunta, credo che sia interessante da dire, e poi magari su questo chiudo per non dilungarmi troppo, che c'è un contributo teorico molto significativo che Mandeville reca, che probabilmente è rimasto appunto senza, apparentemente abbandonato, ma che è molto importante, che si svolge su due piani. Il primo è un piano strettamente di teoria morale e di antropologia morale. Paradossalmente Rousseau è estremamente debitore di Mandeville da questo punto di vista, perché c'è un concetto mandevilliano che lui elabora soprattutto nella seconda parte della favola delle api, che è difficilmente traducibile, che è quello del self-liking, che cioè il gradimento di sé, che contrappone al self-love. La differenza è molto analoga, quasi simmetrica, a quella diciamo francese, rousseauiana, tra amour de soi e amour propre. Cioè il self-love è una ricerca materialistica di soddisfacimento dei bisogni, è funzionale, è strettamente legata alla gratificazione dei bisogni e dei piaceri. Il self-liking è la ricerca di approvazione altrui. E qui l'analisi di Mandeville qui è estremamente satirica, perché proprio in questa nostra ricerca che oggi chiameremo narcisistica, no, di riconoscimento da parte degli altri, che lui vede una delle caratteristiche più
tipiche della natura umana e anche ne vede l'elemento appunto, come dire, di insopprimibile ma anche molto produttiva appunto viziosità. Allora è intanto è, va notato che Rousseau da Mandeville trae qualcosa e l'altro elemento è che Mandeville diciamo inscrive queste sue considerazioni soprattutto a partire da una certa data, non è diciamo arriva a questa impostazione, inscrive questo tipo di considerazioni in un'ottica diciamo evoluzionistica, cioè arriva a una vera e propria ricerca congetturale sull'origine della società che non c'è nella favola del 14, che di fatto non c'è neanche negli scritti aggiunti nel 24, ma che è piuttosto ben compiuta e elaborata nel 28-29, che è certamente uno degli aspetti che ha attirato di più l'attenzione di Hayek, ma anche prima e nel corso del Settecento, questo è uno dei temi diciamo più delicati del rapporto e della ricezione di Mandeville, per esempio nel contesto dell'illuminismo scozzese. E questa dimensione congetturale ed evoluzionistica della società ne fa un autore anzitutto tipicamente settecentesco e forse appunto una delle prime più rotonde esposizioni in questo senso di una storia naturale. Nel 24 scrive una Search into the Nature of Society, ma è ancora una ricerca sulla natura della società. Nel 28 diventerà una ricerca sulla storia naturale della società, che è qualcosa di profondamente differente. Ed è anche, come dire, l'aspetto probabilmente della teoria politica di Mandeville che in cui di più si mostra la sua modernità. Adesso non c'è il tempo forse per segnalarlo, ma c'è un singolo concetto fondamentale che è inconcepibile senza questa struttura, che è quello del lusso. Mandeville ha dato una delle più compiute teorie del lusso e ne ha dato almeno tre differenti storie congetturali, sul piano internazionale, sul piano interno delle società e sul piano diacronico della evoluzione dei diversi sistemi sociali. Sono contributi che, per riprendere la questione della sua ricezione, del suo diciamo posto nella tradizione liberale, anch'io, come dire, direi che è un autore che non è stato adeguatamente riconosciuto, che è stato letto, probabilmente usato, ma che era troppo evidentemente scandaloso per poterne riconoscere l'uso. Questo in particolare appunto dai suoi lettori più attenti, che sono stati certamente gli illuministi scozzesi. Hume senz'altro, Adam Smith senz'altro, ma anche e forse più di tutti questi Adam Ferguson, che, a cui è legata l'idea più conosciuta di appunto genesi non intenzionale dell'azione sociale. È stato un pensatore liberale, c'è da capire anche cosa si intende per tradizione liberale. Io ricordo, chiudo proprio perché non voglio, ricordo che avevo provato a fare una piccola ricerca. Naturalmente concetti e parole non sono la stessa cosa, può esistere un concetto e non esserci ancora la parola. Mandeville usa l'aggettivo liberal, se ricordo bene da vecchi studi, solo nell'opera sui liberi pensieri, sui Free Thoughts on Church and Society, e lo usa nell'unico modo in cui era possibile usare questo aggettivo nell'inglese del primo Settecento, cioè in un contesto teologico, ecclesiologico, come l'indicazione di un seguace delle dottrine deistiche, diciamo di un latitudinarismo estremo. Nell'inglese del primo Settecento libero può voler dire o questo oppure generoso, non può avere nessun tipo di significato politico come lo intendiamo noi. In questo senso era un liberale. L'operazione che ricordava Kubeddu compiuta da Hayek ha una sua logica. A me pare che
sia comunque un autore che ha insegnato qualcosa, cioè che appunto bisogna diffidare dell'ipocrisia pubblica. È già abbastanza. Sì, credo sia assolutamente già abbastanza. Scusate, ma abbiamo avuto una dimostrazione dell'importanza del mercato e dell'ordine intenzionale, nel senso che è saltata la mia rete, ma la trasmissione è andata avanti sia su Facebook che Zoom, quindi questo a riprova che comunque anche qua anche il mercato funziona sempre. Credo che nell'introduzione di Daniele Francesconi c'è una sintesi anche qua del pensiero dell'introduzione che volevo comunque leggervi. Senza orgoglio non vi sarebbe commercio, senza commercio non vi sarebbe lusso, senza l'esigenza di sempre nuovi generi di lusso non vi sarebbe occupazione per le moltitudini e senza occupazione per le moltitudini non vi sarebbe quella progressiva diffusione di benessere tra i ranghi della società che fa sì che i poveri del presente vivano in condizioni dei migliori dei ricchi del passato. Perché questa cosa tendiamo sempre a dimenticarcene anche della funzione benefica in generale del lusso e del consumo delle persone che hanno un tenore di vita molto più alto della media e che quindi svolgono in maniera anche qui intenzionale hanno un effetto benefico per la società e paradossalmente per le persone che stanno peggio, perché il lusso di quelli che stanno molto bene in una generazione, progressivamente, grazie alla società aperta, al mercato, insomma, alla cooperazione spontanea, diventano quasi i bisogni di base delle generazioni successive, magari dopo decenni o secoli. Questa cosa tendiamo sempre a dimenticarla, non è che è automatica, non è deterministica, non è fisiologica, non è necessaria, ma è frutto appunto della bellezza della cooperazione spontanea del mercato. Io, prima di magari avviarci prevalentemente, ma poi mi farà gesti il professor Cubeddu, volevo fare una domanda a tutti i relatori, molto breve, cioè. Perché, che la faccio sempre alla fine delle nostre serate, perché mi piacerebbe che, come dire, i ragazzi, non solo le persone in generale, ma insomma i ragazzi, si avvicinassero a questi testi meravigliosi. E quindi la domanda è molto semplice. Perché un ventenne oggi dovrebbe leggere Mandeville? Al netto di quanto ci sia di liberale, probabilmente citando il professor Cubeddu, è sicuramente esponente della tradizione dell'individualismo, quindi quello sicuro, liberale non lo so. Però insomma, perché oggi un ventenne dovrebbe leggere questo, La favola delle api? Molto brevemente, cominciando come abbiamo iniziato, cioè dal professor Bernardini. Poi il professor Cubeddu e ci avviamo alla conclusione. A meno che il professor Cubeddu voglia correggermi subito. No, volevo iniziare io perché devo assolutamente andare Sì, via. ma 5 minuti abbiamo finito, professore. Professor Bernardini. Vai. Bene, sì, scusami. Sì, molto brevemente. Io consiglierei di leggerlo tanto in forma antologica e l'antologia che ha fatto Daniele è davvero eccezionale. Spero che sia ancora in commercio. È del 2004, se non sbaglio. Ma perché l'opera intera è molto ponderosa. Se si prende ad esempio l'ultima edizione, quella del Liberty Fund, sono due volumoni enormi, quelle che insomma, e poi davvero poi leggerlo anche un ventenne, sia perché è vivacissimo, ci sono riferimenti continui al mondo classico, c'è una vivacità di scrittura che la traduzione appunto di Daniele dei libri rende molto bene, e perché c'è un complesso di idee espresse in forma non sistematica, ma estremamente vitali ancora adesso, come noi tre abbiamo cercato di mostrare oggi. Quindi direi che è una bella lettura per un ventenne, il libro sono 200 pagine, poco più, e è molto vivace, e direi che soprattutto per un ventenne stimola anche il confronto col passato. Ricordiamoci che Mandeville scrive insomma, l'età della Chiaride, sono sempre moderna, quindi c'è tutto un discorso, un rapporto con Esopo, con la classicità, assume significati molto importanti, erano migliori classici o erano migliori moderni. Insomma, la prima edizione è 1705, il prima grande Chiaride. Quindi io finisco qui e ragazzi, leggete Mandeville. Quindi non solo Valentina che ci sta ascoltando, ma tutti i ventenni. Professor Cubeddu? No, è mutato. Si è mutato.
mettere questo qui. Sì, grazie. Scusatemi, penso che la l'aspetto più importante di Mandeville sia questo insegnamento costante a spiegarci, a farci vedere che nulla può eliminare l'incertezza umana, soprattutto per quanto riguarda gli esiti delle nostre azioni e dei nostri propositi. Per quanto buoni essi siano, avranno sempre delle conseguenze intenzionali. È solo quella concezione evoluzionistica di cui parlava Francesconi precedentemente, che affiora, che si mostra nell'ultima opera, ci può insegnare qualcosa. È tutto un processo di evoluzione, di soluzioni di qualcosa che abbiamo, soluzioni di eliminazione di soluzioni imperfette, di soluzioni sbagliate, ma tutto questo, per quanto sia valido, non può eliminare quella condizione di incertezza nella quale sta l'uomo e quindi anche i limiti della conoscenza e di tutte le istituzioni e di tutti i propositi dell'uomo. Per quanto buoni possano essere, nobili possano essere le loro ispirazioni, ma tutto ha delle conseguenze che noi non possiamo aspettarci. E soprattutto è bene ed è meglio che sia, che rimanga così. Che il mondo sia per certi versi aperto, incerto e imprevedibile, perché questo dà modo a tutti di migliorare la propria condizione nell'ambito della nostra stessa vita. E questo è quello che mostra Mandeville, e che è una grande rivoluzione. Chi avrebbe mai detto prima, era una cosa impensabile, che poi gli esempi di Mandeville sono un po' così, diciamo, talvolta molto ironici, talvolta, però questo è il messaggio di fondo. Possiamo migliorare la nostra condizione da noi stessi, senza bisogno di ricorrere alla politica, alla religione o ad altre cose. Basta il mercato, sostanzialmente. Sì, diciamo che la descrizione che fa di medici, avvocati, preti in generale non è proprio il massimo. Quindi so che ci sono qualche avvocato che ci sta ascoltando, insomma, non è proprio il massimo. Sì, sicuramente poi sarebbe di una noia terribile l'alternativa, quindi oltretutto Daniele Francesconi, e poi ci avviamo alla conclusione: perché un ventenne dovrebbe leggere oggi e perché, non so, potrebbe diventare anche protagonista del festival, non è già stato il festival della filosofia, così la butto lì. Perché anzitutto perché Mandeville è una bellissima lettura, è molto rinfrescante proprio per le ragioni che sono state dette da tutti. È un autore che passa contropelo, diciamo così, appunto, e quindi da questo punto di vista è giovane, perché se la prende con le idee ricevute, come posso dire, è in continua lotta col presente, che è appunto degli atteggiamenti fondamentali per poter appunto trasformarsi, cambiare e migliorare, e perché appunto probabilmente ci si trovano degli accenti di modernità che in pochi altri autori si possono ritrovare. E naturalmente è anche un autore appunto che va saputo leggere, perché non è solo quello che c'è alla lettera, insomma, che ne fa un riferimento importante, insomma. Diciamo che però nonostante siano passati 316 anni insomma, è un testo che ancora vale la pena assolutamente di essere letto e riletto. Noi, come al solito, alterniamo, e poi arrivo ai ringraziamenti ai relatori, alterniamo la presentazione di classici con libri dell'attualità, ci avviciniamo all'anniversario dell'Unità d'Italia e abbiamo voluto, come dire, leggerla in maniera provocatoria come il nostro solito. Presenteremo settimana prossima Italica, l'unificazione difficile tra ideali e realtà, insieme a Vito Tanzi, che è autore del libro, è presidente onorario dell'International Institute of Public Finance, Roberto Brazzale, che appena vedrà il colore del manifesto mi chiamerà per protestare, non ama moltissimo il tricolore, e Antonia Carparelli, che è una professoressa di economia. Quindi credo che dal nostro punto di vista cercheremo ancora una volta di introdurre una riflessione, in questo caso sull'Unità d'Italia. Ringraziamo questa serata per essere stati presenti nuovamente Paolo Luca Bernardini, che ritroveremo sicuramente più avanti per la presentazione del suo ultimo libro,
La stessa cosa del professore Raimondo Cubeddu, che ha fatto finta di non sapere che sta per uscire con un libro al rubettino. Ho già visto la copertina, straordinaria, sono 400 pagine, non vedo l'ora di leggerla, quindi grazie professor Cubeddu e grazie per il primo e spero non ultimo intervento di Daniele Francesconi a Lodi Liberale. Avevamo una promessa col professor Cubeddu, l'abbiamo mantenuta e quindi ringraziamo tutti. Abbiamo forse, perdonami, tempo per qualche domanda di spettatore? No, non c'è niente. Se senza il professor Cubeddu, volendo sì, se vuole Valentina intervenire o qualcuno, allora, sì. Basta prenotarsi. Abbiamo il professor Cubeddu. Però non vedo prenotati, prenotati, quindi non lo so. No, pensavo che Valentina volesse fare una domanda, ma in ogni caso ha seguito, quindi... Sì, c'è, eccola qua. Consenti di parlare, adesso dovrebbe riuscire a farla. Prego. Sentite? Sì, la sentiamo. Scusate, è la prima volta che uso Zoom, quindi ho un po' di problemi con questa interfaccia. Adesso potremo anche vederla, ragionevolmente. Se attiva la telecamera potrebbe anche vederla. Dai. Ok, buonasera. Buongiorno. Oh. Una giovane che legge e che legge. Prego. Sì, mandevelo assolutamente. Intanto grazie a tutti perché avete fatto veramente un'esposizione magnifica. Io me la sono goduta assolutamente, è stata bellissima. E mandevelo appunto, è bellissimo da leggere, è molto contemporaneo, tutto quello che dice è tranquillamente visibile ancora oggi e quindi è molto molto bello, consiglio assolutamente di leggerlo. E molto velocemente io avrei appunto una domanda per il dottor Francesconi, che durante la sua esposizione aveva parlato di come Pierre Nicole avesse influenzato Mandeville. Se potesse un po' spiegarmi appunto questa influenza, perché io sono appunto molto interessata come il pensiero comunque inglese, soprattutto di inizio Settecento e l'evoluzione poi che ha avuto in tutto il secolo, abbia appunto influenzato Mandeville e come lui abbia poi interagito con questo cambio di pensiero anche che si vede per tutto il secolo. Sì, Nicole è uno dei pochi autori di cui ci sono proprio riferimenti nelle note della fable. Adesso non ho sotto mano, ma diciamo è tutto il tema delle diverse forme di amore per se stessi che Mandeville trae da Nicole, che naturalmente essendo diciamo un pensatore giansenista, alla questione appunto della dimensione fondamentalmente corrotta della natura umana aveva dedicato molti lavori. Nicole è una fonte anche di Rousseau. È proprio dentro Nicole che Mandeville trova una delle prime embrionali forme di questa distinzione tra amore di sé inteso come istinto di sopravvivenza, amore per la propria sopravvivenza, quindi appunto ricerca puramente materialistica di mantenersi in vita, e invece amore per se stessi considerato come appunto un segno della natura caduta dell'uomo, perché in questo amore che ciascuno ha per sé c'è in fondo la ricerca dell'approvazione altrui. Quindi è prevalentemente su questo piano, diciamo, antropologico che Mandeville è debitore di Nicole, in modo diretto, proprio in modo praticamente testuale. Poi, al di là di Nicole in quanto tale, è quella intera temperie lì di moralisti francesi che si ritrova in tanti passi della favola delle api. Da un certo punto di vista Mandeville, ed è anche per questo che si è trovato nella situazione di dover per esempio provare dei neologismi, di cui questo concetto di self-liking è il più notevole, ma ci sono altri casi, perché noi potremmo dire Mandeville ha una cultura filosofica in francese che cerca di impiantare in lingua inglese. Naturalmente ha il vocabolario politico robbesiano a disposizione, ma questo passo avanti lo fa partendo da fonti
da fonti francesi, di cui Nicole è una delle più strutturate. Grazie. Prego. Grazie per la domanda. C'è anche Lisa Kinsberger, che credo sia un'altra. Prego, che ha alzato la mano, potrebbe intervenire. Mi sentite? Adesso, se attiva la telecamera, la vediamo anche. Sì, la sentiamo. E vediamo se... Eccola okay. Qua. Grazie mille, anche io mi accodo ai ringraziamenti per la serata, ovviamente. La mia domanda forse era più per il professor Kubeddu, però sicuramente mi saprete rispondere in qualche modo. Cioè quello che ho capito che ci vuole dire Mandeville è che alla fine è utile che noi troviamo le soluzioni ai problemi. Cioè bisogna un attimo tornare a questo individualismo. E normalmente per trovare queste soluzioni non c'è nessun potere politico, cioè non, per l'uomo, per tornare in, per mettersi in società e per risolvere questi problemi, non c'è nessun potere politico che lo conduce a fare ciò, ma lo fa in modo, diciamo, spontaneo. E diciamo, forse probabilmente nella società di oggi ci siamo abituati un po' troppo a che qualcuno ci risolva i nostri problemi. E allora, se non si può tornare a quei principi primi, diciamo, di cui parla Machiavelli, eccetera, cioè che cosa direbbe Mandeville oggi a noi? Cioè, come si fa, diciamo, a uscire da questa gabbia d'acciaio, diciamo, in cui siamo ormai imprigionati, cioè non abbiamo più quella forza di volontà che forse c'era prima di risolversi i problemi da sé e non pensare a una parte politica che ti metta in piedi la vita, diciamo. Diciamo che magari sottolineando anche la differenza tra individualismo e egoismo, io ho operato, professor Bernardini, non so se il merito è suo o meno, ma sono felicissimo che ci siano due studentesse che abbiano seguito e che vogliano intervenire facendo domande. Questo è esattamente uno degli obiettivi che ci poniamo come associazione, quindi spero che questo non sia un unicum, ma poi che vogliate anche seguirci nel nostro percorso di approfondimento dei classici. Non so chi vuole rispondere, se il professor Bernardini o il professor Francesconi. Chi vuole cominciare? Paolo, sei mutato. No, io dico che sicuramente quello che si vede dalla prima edizione 1705, non affidarsi a pianificatori, perché quando interviene il pianificatore, ecco che si va in una situazione che si ritiene sia migliore, invece diventa immediatamente peggiore. Cioè c'è un discorso, secondo me, sulla felicità del disordine. La felicità del disordine che, secondo me, è presente in quel periodo, ma non solo in Mandeville. Insomma, l'idea della libertà di pensiero, dell'osare. Quindi se può segnare qualcosa un giovane come lei, osare, avere libertà di pensiero. Osare andare oltre, come Mandeville, come poi tutti i giovani. Erano tutti giovani che scrivevano Anthony Collins, John Toland, tutto questo periodo felice di un'Inghilterra che reagiva a una serie di dogmi che venivano imposti. Ricordiamoci che queste persone poi alla fine, nel contesto loro, poveri, erano marginali perché era un'Inghilterra dominata da Newton, dominata dalla Royal Society, dominata da uno Stato che sembrava leggero, ma così tanto leggero non era e diventerà sempre meno leggero. Quindi c'è direi un gusto per il disordine, per scompigliare le carte. È questo che secondo me insegna Mandeville, anche la prima volta che l'ho letto, avevo probabilmente la sua età, e insegnava a scompigliare le carte anche intellettuali, perché cita questo, cita quest'altro, salta ai classici, ai contemporanei, e ha questa immensa, come diceva Daniele Francesconi, cultura francese, come del resto Pierre Belli, insomma, che viene poi dalla diaspora ugonotta, insomma. E quindi questo, insomma, di essere veramente come Anthony Collins, di pensare liberamente, di osare scompigliare le carte, secondo me. Non so, Daniele Francesconi, cosa pensa? Del disordine creativo mi piace. Prego. Sì, cioè che cosa penserebbe? Difficilissimo. Io poi, sicuramente questa idea del
del rovesciare l'ipocrisia, soprattutto è questo l'aspetto centrale del ragionamento di Mendel, di far vedere come, è anche devastante naturalmente se si vuole, perché il suo punto di vista è che nel discorso pubblico ogni ragionamento sottende un interesse, un non detto, un interesse occulto. E il suo compito, lui si è prefisso il compito di mettere a nudo, in fondo quello che ha fatto è mettere a nudo, senza probabilmente voler dare necessariamente delle soluzioni costruttive, se non nell'ultimissima fase della sua opera e sul piano teorico, ma questa era la sua idea. Oggi probabilmente metterebbe a nudo, diciamo, il conformismo, ecco, era sicuramente un autore che ha cercato di mettere in ridicolo i ben pensanti. Questa era la sua testa. Se posso, una cosa interessantissima, che è questa idea del ridicolo è una cosa molto importante, perché mi ero segnato. Nella cultura filosofica di quel tempo, e in Shaftesbury c'è questo elemento, c'era l'idea che per dimostrare che una cosa era vera andasse sottoposta alla prova del ridicolo, cioè se una cosa è vera non è ridicola, ok? Era un test tipicamente platonico, cioè la verità è una cosa bella, è una cosa armonica, e che mentre il ridicolo è una cosa disarmonica, a proposito di disordine creativo, e quindi una teoria per essere vera deve non essere ridicolizzabile. E Mendeville ha ridicolizzato tutta una serie di teorie. È questo, ed è indispensabile avere qualcuno che mette a nudo e che ridicolizza certe teorie, proprio perché è questa la prova per dimostrare che non tutto sempre quadra. Allora appunto è in questa freschezza che credo si trovi un po' il segreto del suo pensiero, e oggi ne avrebbe tante di... Intanto un suggerimento per chi ci sta ascoltando: noi lasciamo sempre la chat aperta, quindi lasciate la mail nella chat, così almeno vi inseriamo nella mailing list e sapete anche anticipatamente le serate successive. Lo dicevamo prima dell'inizio della serata, i due classici su cui ci concentreremo ad aprile sarà La società aperta e i suoi nemici di Popper e Dei delitti delle pene di Beccaria, e quindi credo che, come dire, ci sia materia. Io sono, mentre rispondeva lei Francesconi, a me viene in mente che probabilmente oggi si dedicherebbe Mendeville alla scrittura di un saggio contro il politicamente corretto. Ne sono assolutamente convinto, che, come dire, questa fissazione dell'utilizzo del linguaggio in un certo modo probabilmente sarebbe una delle cose che avrebbe stigmatizzato. Non so se Elisa vuole fare un'altra domanda o è soddisfatta delle risposte che ha ottenuto. Grazie mille. Grazie, e seguici in futuro. Se ci sono altre persone che vogliono intervenire, ora o mai più, cioè, vedo che non so se sono studenti del professor Bernardini, Gabriele U, che non ho mai avuto il piacere di vedere, e quindi se era lui, se no direttamente possiamo avviarci alla conclusione con una curiosità. Ce l'ho io, visto che comunque la domanda l'abbiamo fatta prima, ma insomma, perché vi siete perché il professor Francesconi si è avvicinato quando a Mendeville, al pensiero di Mendeville, perché ha deciso di riprendere in mano e di curare questo volume, visto che la traduzione della favola delle api esisteva già al netto della... ce n'erano altre, quindi perché ha voluto fare un'opera di questo tipo, e quindi quando si era imbattuto nella prima volta che ha letto comunque Mendeville, che cosa l'aveva colpito, e la stessa cosa al professor Bernardini, quando è stata la prima volta che si è imbattuto in Mendeville, cosa l'ha colpito subito, ecco, mettiamola così. Francesconi, prego. Ah,
Dunque, io a Mandeville, su Mandeville avevo scritto la tesi di laurea, poi ho proseguito un po' questi studi anche negli anni successivi, il dottorato poi l'ho fatto sull'illuminismo scozzese, però diciamo ero molto interessato al pensiero politico di lingua inglese, diciamo della prima età moderna. Avevo studiato, fatto un Erasmus e poi dei post laurea a Cambridge, dove queste tradizioni del discorso politico repubblicano, neorepubblicano, erano molto studiate e Mandeville mi pareva interessante perché c'era questo contesto. E quell'antologia è un'antologia tematica in realtà, perché appunto su questa questione delle teorie della sociabilità, sia di derivazione giusnaturalistica che più di derivazione invece appunto diciamo repubblicana, legate ai dibattiti sulla società commerciale, in quegli anni c'erano molti studi e mi pareva che potesse essere interessante offrire una sorta di percorso testuale con anche alcune dei contributi alla letteratura periodica che Mandeville aveva dato, perché lui aveva scritto appunto questo periodico The Female Tale, che era a sua volta una parodia dei periodici di Addison e Steele, dove appunto c'era un interessante anche miscuglio di genere saggistico e filosofico, quindi mi pareva interessante proporre questo filo conduttore. Mentre il professor Bernardini, la prima volta che ha incontrato Mandeville, perché? Cosa l'ha colpita? In realtà, al contrario, Daniele Francesconi, che è davvero un grande esperto di Mandeville, da cui noi tutti abbiamo imparato, io l'ho toccato solo tangenzialmente quando, alla fine degli anni 90, mi occupai del libero pensiero inglese facendo l'edizione di un'opera di John Toland dedicata alle ragioni per naturalizzare gli ebrei in Gran Bretagna e Irlanda. E allora mi consentì questa edizione che pubblicai nel 1998, quindi ormai 23 anni fa, con la giuntina, di dare uno sguardo panoramico a questo mondo così vivace del libero pensiero inglese dei primi decenni del Settecento. Quindi è nato da lì il mio interesse, poi a distanza di decenni, col discorso della tesi della dottoressa Torese di Valentina che sto seguendo, l'ho inserito nel discorso più generale che mi interessa della metaforologia politica, dell'uso appunto dell'entomologia politica e quindi di qualcosa così, diciamo, più trendy, tra virgolette, legata all'environmental humanities, e no, però questo è solo un discorso più recente. Poi una brevissima glossa, soprattutto dal momento che abbiamo ancora brevissimamente, il politically correct nasce proprio quel momento, perché nascono i giornali, nascono il Tater, lo Spectator, Edison, Steele, che sono proprio quelli che Mandeville massacra sistematicamente. Per non pensare poi della lunga traduzione da Shaftesbury a Ferguson, che secondo me anche lì crea un linguaggio politicamente corretto, la bienfaisance, contro cui non si può più andare male, la benevolenza, non si può dire niente di male contro la benevolenza. No, invece tutto questo. Quindi, siccome la modernità nasce nell'Inghilterra del Settecento, e quindi nascono anche tutti i vizi della modernità, compreso il politicamente corretto. Con i primi giornali nasce il politicamente corretto. I primi giornali del mondo, lo Spectator e il Tetra. Una delle cose che ci piace che sono i nostri relatori quando poi ascoltano, quindi io provo a fare a vedere Marcus Krinke, che non voleva, credo, intervenire, ma io provo a stimolarlo direttamente, quindi sei promosso a membro, se hai voglia di fare una riflessione siamo felicissimi di ascoltarti, se no invece ci avviamo davvero alla conclusione. Marcus, no, credo che non voglia intervenire e quindi niente, ringrazio davvero per questa serata. Vi chiedo gentilmente a chi non ci
come dire, non ci ha seguito, non ci conosceva, di lasciare la propria mail nella chat, perché noi lasceremo aperta come al solito la chat, interrompendo la diretta Facebook, proprio per consentire di raccogliere le mail per poter essere invitati alle prossime volte. Quindi ringraziamo davvero i nostri due superstiti relatori. Il professor Cubeddu aveva anticipato che si sarebbe dovuto scollegare prima per tutta una serie di motivi, quindi grazie davvero per questa immersione nel, come dire, nel 700 utile e importante, che ha stimolato anche la, come dire, la presenza e la voglia di intervenire di due studentesse, e questo è esattamente quello che ci, come dire, ci riproponiamo, e quindi speriamo che questo prosegua nel corso del tempo. Grazie a tutti e ci vediamo lunedì prossimo per presentare il libro di Vito Grazie Tassi. Lorenzo, grazie. Grazie mille, grazie dell'invito. Mi sono molto da questa serata, io sono anch'io uno studente un po' agé, però mi sento sempre studente, quindi quando ho da imparare, imparo. Non si finisce mai di imparare. Non si finisce mai. Assolutamente no. Buonanotte a tutti. Grazie molte, grazie, arrivederci a tutti. Ciao.